Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura alla cronaca, iniziamo dal capoluogo di regione, dall'Aquila. In città un episodio di tentata violenza sessuale tra connazionali, ma che fa riemergere il problema della sicurezza. A denunciare l'accaduto una giovane nigeriana, il connazionale aveva nel frattempo lasciato la città, ma al suo rientro in Italia ha trovato gli agenti della questura. Vediamo insieme il servizio della redazione aquilana. Si ripropone il problema della sicurezza in città in maniera sempre più pressante. Se da un lato l'impegno delle forze dell'ordine è massimale, dall'altro episodi di rissa o violenze consumate o tentate sono sempre più frequenti. Alcune rimangono nel sommerso però. L'ultimo ieri, in manette, è finito un nigeriano di 25 anni accusato di tentata violenza sessuale nei confronti di una giovane connazionale e di lesioni. L'epilogo ieri, ma la storia andava avanti da tempo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo Giuseppe Romano Gargarella, su richiesta del PM Stefano Gallo. I fatti risalgono a giugno, quando una pattuglia della squadra volante della questura, coordinata dal dirigente, il dottor Roberto Mariani, è intervenuta al pronto soccorso del San Salvatore. Era stato un medico a chiamare, che aveva segnalato agli agenti la presenza di una giovane donna con una ferita all'avambraccio e un trauma addominale. Le erano stati provocati da un connazionale, con il quale, assieme ad altra gente, divideva un appartamento all'Aquila. La giovane, prendendo coraggio, ha raccontato agli agenti di aver subito varie molestie e che quella sera, dopo un rifiuto, l'uomo aveva tentato su di lei una violenza sessuale, colpendola con pugni e calci all'addome e tagliandola con un coltello. La giovane era riuscita fortunatamente a forza ed accompagnata all'ospedale dal proprietario dell'abitazione. La donna ha confermato poi tutto il racconto in sede di denuncia, dicendo anche che se non si fosse prestata all'atto sessuale, l'uomo aveva minacciato più volte di ucciderla. Il nigeriano nel frattempo si era allontanato dal territorio nazionale, ma anche altre testimonianze lo hanno inchiodato. Gli agenti della volante hanno continuato a monitorarlo nel tempo, fino all'arresto, al rientro di un viaggio all'estero. Lo hanno rintracciato così e accompagnato al carcere delle Costarelle a disposizione dell'autorità giudiziaria. Continuiamo con la pagina della cronaca. Gravi minacce e aggressioni ai parenti per questioni economiche. Per questo un 49enne di Martinsicuro in provincia di Teramo è ora in carcere su misura cautelare del giudice del Tribunale di Teramo, Sergio Umbriano. Il provvedimento segue l'ultimo episodio della settimana scorsa, quando l'uomo si è introdotto per l'ennesima volta nella casa dei familiari dopo aver infranto una finestra. In preda all'ira ha anche frantumato il parabrezza della macchina della nipote, che terrorizzata aveva chiesto l'intervento dei carabinieri. Ad aprile scorso motivi analoghi avevano indotto l'uomo sempre ad arrivare a episodi violenti. Le indagini sono dei carabinieri della stazione di Martinsicuro. Da Sulmona una brutta storia di violenze e maltrattamenti. La Polizia di Stato ha arrestato oggi un albanese residente a Reggio Emilia che ha seguito fino a Sulmona la moglie, dove, città Perigna, dove si era rifugiata con le figlie proprio per sfuggire all'ira dell'uomo. Vediamo insieme il servizio. Da Sulmona una brutta storia di maltrattamenti in famiglia e minacce. Però la Polizia di Stato ha posto fine a tutte queste violenze arrestando un 43enne albanese. Nelle prime ore di questa mattina personale della Polizia di Stato ha infatti eseguito la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne albanese residente a Reggio Emilia, pregiudicato per reati contro la persona, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata nei confronti della moglie e delle due figlie minorenni. La misura è stata messa dal GIP presso il Tribunale di Sulmona su richiesta del Procuratore della Repubblica, il dottor Bellelli. La donna il 1° settembre scorso si è presentata presso il commissariato di Sulmona rappresentando di per la propria incolumità e per quella delle figlie di 13 e 14 anni, dopo anni di violenze subite dal marito. Per sfuggire a questa situazione, le tre, dopo un breve soggiorno in Albania nel mese di agosto, durante il quale la donna, nel timore di essere raggiunta dal coniuge, aveva chiesto e ottenuto un provvedimento restrittivo nei suoi confronti da parte della magistratura albanese, non erano tornate a Reggio Emilia, ma si erano rifugiate presso dei parenti della donna a Sulmona. L'uomo, venuto a conoscenza di ciò, le aveva raggiunte minacciando di ucciderle con un macete, qualora non lo avessero seguito a Reggio Emilia. L'episodio avveniva alla presenza dei familiari della donna.
Nei giorni successivi alla denuncia, i familiari della donna hanno riferito di aver saputo da conoscenti residenti in Albania che l'uomo si stava procurando una pistola per uccidere la moglie. Da ultimo, la sorella della donna aveva anche ricevuto sul proprio contatto WhatsApp un video inviato dal cognato, in cui lo stesso si procurava con un coltello delle incisioni su un braccio, minacciando apertamente di morte la moglie. Grazie al tempestivo intervento del personale del commissariato di Sulmona e dell'autorità giudiziaria, che in tempi rapidissimi ha emesso il provvedimento cautelare più grave, quello della custodia in carcere, si è probabilmente scongiurata l'ennesima tragedia, dal momento che questa mattina il personale della squadra mobile della Questura di Reggio Emilia, che è stata delegata ad eseguire il provvedimento, ha trovato l'uomo in procinto di partire per Sulmona, con all'interno dell'autovettura, oltre ai bagagli, un grosso coltello a scatto. Ancora cronaca, fuoco nella notte, una giostra di un Luna Park a Vasto Marina. Sull'episodio sono in corso indagini da parte del commissariato di Vasto. Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 23, hanno distrutto un'attrazione per bambini del Luna Park installato sul lungomare Duca degli Abruzzi. L'allarme è stato dato dai residenti della zona che hanno visto le fiamme ad alimentare il fuoco e il materiale plastico della giostra. Squadre dei vigili del fuoco sono intervenute da Vasto e da Gissi. Il Luna Park da qualche giorno non era più operativo e si stava procedendo a smontare l'attrazione. Gli accertamenti condotti finora stanno portando le forze dell'ordine a ritenere che le fiamme siano di origine dolosa. E ieri pomeriggio sit-in di protesta sotto la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara, dove contemporaneamente si stava svolgendo una riunione tecnica convocata dal presidente D'Alfonso per fare il punto della situazione e delle misure da attuare nel post-emergenza incendi. Bisogna ripristinare 6.000 ettari di bosco andati in fumo in quest'estate. Il tema però del rimboschimento è sempre più controverso. Sentiamo insieme il servizio. Il dossier sui 216 incendi che hanno devastato circa 6.000 ettari di territorio abruzzese arriverà presto sul tavolo del ministro dell'Ambiente Galletti. Il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso lo ha comunicato ieri pomeriggio al direttore del Parco Nazionale della Maiella, Oremo Di Nino, e a circa 40 sindaci e assessori dei comuni maggiormente interessati dagli incendi nella riunione convocata in Regione Abruzzo a Pescara per fare il punto della situazione dopo l'estate di emergenza. I sindaci hanno evidenziato le difficoltà insorte durante e a seguito dei roghi, sia di carattere materiale che di natura amministrativa. È stato posto anche il tema del rimboschimento, che secondo gli esperti presenta esiti diversi a seconda delle zone. D'Alfonso ha indicato nella quantificazione dei danni e successivamente in un progetto ecosostenibile per rafforzare il territorio boschivo la roadmap con cui uscire dall'emergenza. Contro il rimboschimento, però, contemporaneamente sotto la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara hanno manifestato cittadini e rappresentanti di forze politiche ambientaliste. Nel sit-in si è chiesto di nuovo a gran voce che sia fatta prevenzione in maniera adeguata e che si evitino speculazioni sulle ceneri delle aree verdi regionali. Piuttosto che altri soldi sprecati in rimboschimenti, quando poi la natura in realtà sa fare benissimo il suo corso e l'ha dimostrato ampiamente, noi preferiamo che i nostri soldi pubblici vengano spesi in prevenzione e gestione dell'emergenza incendi, nel caso in cui dovesse essercene una l'estate prossima. Andiamo avanti ancora. L'ATER sta assegnando abitazioni fuori città, fuori Pescara, agli inquilini sgomberati da Via Lago di Borgiano, ricevendo però diversi rifiuti. La denuncia di quanto sta avvenendo è arrivata questa mattina dalla lista Teodoro per Pescara, con Massimiliano Pignoli, che è uno dei consiglieri che ne fa parte, che chiede all'ATER di mettere a disposizione sempre a Pescara appartamenti ad oggi non abitati. Vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti. L'ATER continua a consegnare appartamenti fuori provincia, le persone giustamente continuano a rifiutare. Offerte di Pianella, Cepagatti, Torre dei Passeri non appartengono a queste persone che rifiutano costantemente, per cui l'ATER sta spendendo soldi inutilmente per aggiustare questi appartamenti e le persone giustamente rifiutano, la loro appartenenza è Pescara. Ma perché giustamente? Perché ci sono degli appartamenti murati su Pescara. Allora, se l'ATER non ha contezza di questa situazione, sarò io insieme ad alcuni volontari di queste
di queste case, degli evacuati, che dalla prossima settimana faremo questo censimento e lo porteremo all'ATER, ma non è una colpa dell'ATER. Capiamo che l'ATER ormai sono rimaste poche unità di persone, ci sono ovviamente mancanza di fondi per cui corrono da una parte all'altra sempre in emergenza e probabilmente non hanno un quadro costante della situazione. Mi giungono notizie di case murate e quindi ovviamente a disposizione dell'ATER su ad esempio zona Gescal, mi giungono notizie ad esempio di case in via Caduti per servizio, mi giungono notizie di case murate nella zona della Marina Sud e della Marina Nord, quindi facendo un censimento così approssimativo posso già dire adesso che se si concentrassero ad aggiustare tutti questi appartamenti nel giro di qualche settimana ci sarebbe l'eliminazione di questa problematica. E paga sempre la protezione civile, quindi paga la collettività e quindi queste persone continuano a stare in albergo, ci sono malati, proprio ieri ho sentito un malato oncologico che è andato in pronto soccorso, i cui medici hanno detto con carte scritte che non possono più abitare in quelle condizioni, hanno bisogno di serenità e in tranquillità. Bisogna concentrarsi sulle case murate di Pescara, ce ne sono per tutti. Andiamo ancora avanti, adesso apriamo una pagina dedicata alle infrastrutture e ai trasporti. Iniziamo proprio da quest'ultimo argomento. La decisione della Regione di affidare in house a TUA i servizi di trasporto pubblico locale e a Sangritana tutti quelli commerciali in concorrenza con gli altri vettori sta creando una spaccatura all'interno del mondo sindacale con la CGIL che domani ha proclamato uno sciopero, mentre gli altri sindacati invece sono su posizioni vicine a quanto stabilito dalla Regione Abruzzo. Ieri pomeriggio a San Buceto c'è stato un incontro con i delegati di CISL, Faisa CISL e UIL, la presenza del consigliere delegato ai trasporti per la Regione Abruzzo, Camillo D'Alessandro, per spiegare a tutti i contenuti del progetto. Sentiamo l'intervista. Noi abbiamo voluto riunire tutti i delegati e gli iscritti della Regione Abruzzo proprio per dare ampia informazione sul percorso intrapreso rispetto all'affidamento in house e a quello che sarà il futuro del TPL in Abruzzo, cioè l'offerta che noi potremo dare ai cittadini già a partire dall'anno prossimo. Chiaramente ciò è indirizzato ad ottenere il massimo per il cittadino. Tutte le aree a domanda debole saranno garantite, tutti i lavoratori saranno garantiti proprio dal percorso individuato dalle sigle sindacali unitamente alla Regione. Io voglio rammentare a tutti, forse qualcuno l'ha dimenticato, che noi già nella precedente legislatura avevamo intrapreso un percorso di fusione e di affidamento in house, percorso che in passato non si è potuto concludere per ragioni politiche e di opportunità. Invece oggi noi con questa giunta regionale abbiamo ritessuto tutte le fila di quel ragionamento e siamo approdati sia alla fusione delle tre aziende pubbliche, sia all'affidamento in house, sia alla garanzia che i servizi commerciali, quelli che oggi noi stiamo separando, avranno il loro futuro in una società che dovrà reggersi da sola sul mercato, quindi stare sul mercato in concorrenza con i vettori che stanno emergendo. Questo è proprio per evitare che i costi impropri della società commerciali vadano a incidere sui contributi erogati dalla Regione attraverso le tasse pagate dai cittadini. Quindi il cittadino abruzzese avrà la garanzia del servizio pubblico di TPL finanziato con i propri soldi e non vadano dispersi in più rivoli a finanziare altri tipi di attività. E a Pescara, al Museo Vittoria Colonna, prosegue il forum sulla mobilità fortemente voluto dall'assessorato di Pescara per sensibilizzare la cittadinanza sulle buone pratiche da mettere in atto nel settore appunto dei trasporti. Vediamo insieme. Stati generali della mobilità urbana di Pescara, assessore Civitarese, si parla di mobilità, soprattutto di mobilità sostenibile. Sì, certo, stati generali insomma, è un termine che si usa in altre circostanze, ambizioso per dire che vogliamo fare il punto della situazione, cioè dove siamo con la mobilità nella nostra città e più in generale anche nella nostra area metropolitana
e da qui dove vogliamo andare e dove possiamo andare. Quindi sono tutti eventi che ci aiutano a riflettere sulle occasioni perché possiamo migliorare il nostro modo di spostarci e sui progetti che abbiamo messo in campo, che sono abbastanza numerosi, per giungere pian piano, cioè da partire da adesso, perché già stiamo facendo diverse cose, fino al 2027, che è l'orizzonte strategico di un documento che abbiamo approvato in Consiglio Comunale, per avere una città che sia appunto una città che si distingua nel panorama nazionale per una mobilità diversa, diciamo. Questo è il... Come potrà cambiare Pescara nei prossimi 10 anni per quanto riguarda proprio la mobilità urbana? Il trasporto collettivo è un po' il nostro problema italiano, direi nazionale, cioè carenze nel trasporto collettivo, che deve essere invece un trasporto che è efficiente, efficace, che porti molte persone su di esso, e quindi per noi rimane fondamentale questa questione della, a volte diciamo, metropolitana in superficie, trasporto pubblico di massa, che coincide in parte con la filovia che esiste già come tracciato, e quindi è da lì che si deve ripartire su questo versante. Poi attorno a questo c'è il discorso delle piste ciclabili, di una diversa organizzazione del traffico su cui stiamo lavorando, sia con il piano del traffico, che è più di breve periodo, sia con il piano della mobilità sostenibile, che è appunto più di lungo periodo. Ieri pomeriggio, sempre a Pescara, è stata posta la firma sul protocollo di intesa fra Regione Abruzzo e Autorità Portuale dell'Adriatico Centrale per rendere più efficienti le procedure di investimento da attuare sui porti di Pescara e di Ortona. Migliorare i rapporti tra i due enti e garantire l'efficacia degli investimenti programmati nei porti di Pescara e di Ortona è l'obiettivo del protocollo siglato ieri pomeriggio a Pescara tra Regione Abruzzo e Autorità Portuale del Mare Adriatico Centrale, un atto di collaborazione che serve a rendere scorrevole il quadro degli investimenti sui porti di Pescara e di Ortona, a partire dal taglio della diga foranea di Pescara per finire alle iniziative che riguardano la promozione dell'arrivo di nuovi vettori. Valorizziamo il grande lavoro che abbiamo in cammino. Noi abbiamo un lavoro importante sia sul porto di Pescara che sul porto di Ortona, e con questo quadro collaborativo noi lo rimettiamo in discussione, lo spingiamo in avanti e lo sottoponiamo ad un coordinamento di vigilanza, controllo, di monitoraggio che ci torna utile rispetto al massimo di efficacia della spesa. E poi vogliamo anche una correntezza di procedura corretta che ci autorizza, che ci consente proprio l'autorità del sistema portuale di Ancona. Ho sempre parlato di 215 km di banchina virtuale proprio per fare una grande opera nuova, innovativa, di strategia economica del mare. Abbiamo sempre parlato di blue economy, bisogna declinarla in valore effettivo e in atti concreti. Questo è un grande atto concreto. Da oggi è un ulteriore elemento che mette in condizione la Regione Abruzzo di essere profondamente e strategicamente attenta ai suoi due porti, trasformandoli in porti di alta qualità. Cambio al vertice del comando militare nell'esercito abruzzese. Il generale Rino De Vito, dopo 5 anni, lascia il comando al generale Di Giovanni. Oggi la consegna. Vediamo il servizio. Cambio al vertice nel CME, il comando militare esercito. Dopo 5 anni all'Aquila, il generale di brigata Rino De Vito cede il comando al generale Giuseppe Di Giovanni, precedentemente impiegato nella rappresentanza militare italiana di Stoccolma, in Svezia. Il generale De Vito, che ha sin da subito instaurato il legame fortissimo con la città dell'Aquila, nel corso della sua carriera ha prestato servizio in attività di comando e di staff presso numerosi reparti operativi e di vertice della Forza Armata. Per battuta, spesso ho detto che ero venuto all'Aquila per fare la triennale, visto che ci troviamo in una splendida località universitaria. Ho fatto la specialistica e questa mattina ho discusso la tesi. Senza dubbio il contributo dell'esercito, lo avete constatato anche voi operatori della comunicazione, è stato un impegno tangibile e costante, perché ci sono state tante avversità, da partire dal sisma del 2009, dall'eccezionale nevicata del 2012, all'eccezionale sisma che si è ripetuto lo scorso anno nel 2016 nel centro Italia, a quello che si è verificato all'inizio dell'anno. Ma c'è sempre stato l'esercito presente, le forze armate in genere, le forze di polizia, ordinamento civile e militare, la protezione civile, per essere vicino all'Aquila e all'Abruzzo, che merita tanto.
Tantissime le attività portate avanti dal CME su tutte la ricollocazione nel mondo del lavoro dei volontari delle forze armate congelati senza demerito e quelle connesse a tutte le attività legate agli eventi straordinari che si sono succeduti negli ultimi anni in terra d'Abruzzo. Andiamo a Teramo adesso, cambiamo argomento. Abruzzo Circuito Spettacolo ha presentato le proprie stagioni di prosa, musica e danza che si svolgeranno all'interno del Teatro Comunale della città di Teramo a partire dal prossimo mese di ottobre. Alcune date coincidono con quelle proposte dalla Riccitelli, sempre al Comunale, ma ACS ribadisce di essere l'unico gestore del teatro e conferma la sua programmazione. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Abruzzo Circuito Spettacolo, unico gestore del Teatro Comunale di Teramo, ha presentato la sua programmazione 2017-2018 per prosa, musica e danza. L'ACS si propone come protagonista assoluto della vita culturale della rinascita cittadina con un'ampia offerta variegata e di qualità e apre la campagna abbonamenti il 25 settembre, addirittura 3 stagioni. Ma non solo, queste sono le prime 3 grandi stagioni del Teatro Comunale di Teramo, quindi la stagione di prosa che avevamo già preannunciato ad aprile, quella di danza e musica che è veramente di altissimo spessore artistico, oltre che molto voluminosa proprio per la mole di artisti che vede in scena, quindi grandi orchestre, cantanti, solisti di fama internazionale. E poi le domenicali per famiglie, quindi sono degli spettacoli pensati proprio per bambini accompagnati da famiglie che verranno svolti appunto la domenica a teatro. E a queste naturalmente seguiranno tante altre, potrei dirvi la lirica sarà la prossima che annunceremo, ma poi non abbandoniamo sicuramente il teatro sperimentale, la danza emergente e così via. Però diciamo che questo sì, è un buon inizio con 3 grandi stagioni. Un bel programma, ma inutile far finta di niente, c'è una guerra che si sta combattendo per la concomitante stagione di prosa proposta dalla Riccitelli, che usufruirebbe del Teatro Comunale nelle giornate gratuite concesse al Comune. Alcune di queste date però coincidono con quelle di ACS. Qualche data coincide con quella presentata e proposta dalla Riccitelli. Ecco, cosa avverrà in questi giorni? Ma cioè, il problema è che la programmazione a cui dobbiamo dare seguito proprio da progetto vincitore di un bando pubblico prevede 116 spettacoli, per cui è chiaro che le date devono essere concordate con il gestore che da tempo ha fatto questa programmazione, quindi di coincidenze ne vedremo tantissime. Noi restiamo in attesa di una risposta da parte del sindaco o della Riccitelli che sia relativamente ai cambi di date che loro ci vogliono proporre in armonia con quelle che la nostra programmazione. Diceva Brecht, tante arti concorrono all'arte più bella che è quella di vivere. Torniamo a Pescara, Pescara Memoria, questo è il titolo della cerimonia che si è tenuta questa mattina nella sala consiliare di Palazzo di Città per commemorare le vittime del bombardamento del 43. Vediamo. Che è giusto che la memoria venga conservata e venga portata avanti nelle scuole e in raccordo con l'impegno delle istituzioni. Per questo il Comune, l'amministrazione, la Presidenza del Consiglio ha voluto promuovere questa giornata della memoria dei fatti del 43, invitando le scuole presso la sala consiliare e collegandosi anche in via Skype con il Comune di Pisa, che in questa giornata della memoria diventa partner di Pescara, in quanto le due città furono bombardate nelle stesse giornate del 31 agosto e del 14 settembre e quindi questo progetto memoria partirà in entrambe le città parallelamente. Proprio qualche settimana fa c'era stata una visita del sindaco Alessandrini a Pisa proprio per siglare questo gemellaggio. Sì, lì ci fu la prima, diciamo, la prima tappa di questo gemellaggio, il 31 agosto, quindi data del primo bombardamento, oggi 14 agosto, data del secondo bombardamento, siamo qui nella sala consiliare per ricordare questi tristi episodi e far sì che su questi le coscienze civili, soprattutto nei ragazzi, abbiano i valori della pace e della crescita tra le popolazioni. L'Istituto Agroalimentare Superiore di Teramo ha presentato il bando formativo per tecnico nell'internazionalizzazione e marketing agroalimentare ed enogastronomico. Alla presentazione c'era anche l'assessore regionale alle politiche sociali, Marinella Sclocco.
L'ITS, l'Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare di Teramo, presenta il nuovo bando studenti per il biennio formativo 2017-2019. Una scuola di alta formazione post superiore che ha completato 3 percorsi biennali diplomando 50 studenti e quasi tutti hanno trovato lavoro nelle aziende dell'agroalimentare abruzzese. Quest'anno la figura formativa è tecnico superiore per l'internazionalizzazione ed il marketing dell'agroalimentare e dell'enogastronomia. Questo lo consideriamo il corso della nostra maturità, perché realmente la figura professionale che andremo a formare è una figura che ben si adatta al tessuto industriale e produttivo della nostra regione. In questi anni voi avete formato tanti ragazzi, com'è andata poi l'occupazione dopo questi corsi? Allora, questo è il punto di forza di una scuola così particolare come l'ITS. Noi abbiamo una percentuale di occupazione dei nostri studenti dopo un anno che è in media dell'80%. Il nostro ultimo biennio valutato, l'occupazione è stata dell'86% ed è questo, come dire, il punto di forza, l'orgoglio del nostro lavoro. Gli ITS sono delle scuole che veramente stanno dando delle grosse soddisfazioni. Sì, l'ITS funziona quando c'è una reale vicinanza, collaborazione tra gli enti di formazione, tra la formazione, tra le scuole e le imprese. In Abruzzo ce ne sono 4, oggi siamo nell'ITS agroalimentare di Teramo, ma ci sono anche gli ITS della moda, dell'energia e della meccatronica, sono 4 ITS regionali, anche se sono collocate in province diverse. E oggi qui presentiamo il prossimo bando per far sì che i ragazzi possano partecipare e quindi cominciare il loro anno, il primo anno di corso. E adesso apriamo la pagina dello sport. Domani trasferta a Salerno per il Pescara, una verifica importante soprattutto per la linea difensiva biancazzurra dopo i troppi gol subiti da inizio stagione. Zeman senza Campagnaro, Selasi, Lattelat, Fornasier e Mancuso. Potrebbe cambiare qualcosa dietro con Bovo che insidia coda per un posto da titolare accanto a Perrotta. Vediamo insieme il servizio. Una verifica importante è quella della Rechi di Salerno per capire a che punto è la fase di crescita del Delfino e soprattutto l'assimilazione dei dettami del tecnico da parte di Brugman e compagni. Quello in terra campana sarà un esame importante, ma soprattutto da non fallire dopo il rocambolesco 3-3 con il Frosinone. Riflettori puntati sulla difesa o fase difensiva che dir si voglia. Gli 8 gol subiti in 3 gare rappresentano un campanello d'allarme da non sottovalutare. E le reti al passivo senza le parate di Pigliacelli sarebbero potute essere anche di più. Per questo Zeman, non avvezzo a cambiare molto gli attori del suo 11, potrebbe però decidere di gettare nella mischia almeno 2 volti nuovi rispetto alla sfida con i ciociari. In difesa Bovo potrebbe prendere il posto di coda, mentre a centrocampo Carraro scalpita per un posto da titolare. Scontata invece la conferma del trio d'attacco con Ganz costretto molto probabilmente alla quarta panchina della stagione. Quello dell'ex veronese non è un caso, ma è chiaro che fino a quando ci sarà un Pettinari così per il figlio d'arte non sarà facile conquistare un posto in prima fila. In un paio di occasioni Zeman ha fatto entrare Ganz a gara in corso ma come esterno d'attacco. Una soluzione che in chiave futura potrebbe anche non essere di ripiego, ma che prevederebbe l'arretramento di Benali a centrocampo. E intanto la Rechi Zeman dovrà fare a meno dei soliti giocatori ancora fuori per problemi vari come Campagnaro, Selasi, Lattelat, Fornasier e Mancuso. In dubbio anche Fiorillo per un infortunio alla mano. Se l'ex sampdoriano non dovesse farcela in panchina come secondo andrà il giovane Vittorio Antonino. Fra i campani occhio agli ex Schiavi e Pucino, assente Rizzo anche lui in passato giocatore del Pescara. Al seguito dei biancazzurri sono previsti oltre 400 tifosi. Ben altri problemi in casa della Salernitana, dove traballa la panchina di Alberto Bollini, che pensa ad un modulo più conservativo per la gara contro i biancazzurri. Intanto la questura lavora al piano di sicurezza per una partita che è ad alto rischio. Jacopo Forcella.
Salernitana-Pescara potrebbe rappresentare il capolinea per il tecnico granata Alberto Bollini. Già sulla graticola dopo l'avvio di campionato stentato per i campani. Solamente 2 punti in 3 gare, una partita interna nella quale il tecnico potrebbe decidere di rischiare meno a livello di modulo di gioco, passando dal 4-3-3 ad un più prudente 4-4-2 con Rossi al fianco di Bocalon. Ma con Rizzo, KO, Signorelli e Rosina ancora in dubbio, Di Roberto e Rodriguez ancora non al top, il compito del trainer granata è ancora più complicato del previsto. La base di partenza dietro sarà la linea 4 con Perico, Mantovani al fianco di Bernardini. A centrocampo con Ricci giocherebbero il camerunense Minala ed uno tra Ogier e Zito. In caso di 4-4-2 invece servirebbero 2 esterni con Sproccati e Gatto che partirebbero leggermente avvantaggiati rispetto a Zito e Di Roberto. In caso di tridente invece probabilmente Rossi lascerebbe spazio a 2 esterni puri. Inoltre, al di là delle smentite di facciata anche da parte del direttore sportivo Fabiani, se la Salernitana dovesse uscire sconfitta, il destino della panchina dell'ex tecnico della primavera della Lazio sarebbe inevitabilmente segnato. Peraltro Salernitana-Pescara rappresenta una gara ad alto rischio. La questura sta lavorando ad un piano di sicurezza per la partita per evitare tensioni ed incidenti. Con molta probabilità sarà chiusa al traffico ferroviario anche la stazione della metropolitana Arechi-San Leonardo. Aumentata la presenza di steward ai varchi d'ingresso e rafforzato il numero di agenti. E sarà Federico Lapenna di Roma 1 il direttore di gara del match di sabato. Il fischietto capitolino sarà coadiuvato dai guardalini e Pietro dei Giudici di Latina e Valerio Colarossi di Roma 2, quarto ufficiale Luca Massimi di Termoli. Nei precedenti con il direttore di gara romano il Pescara ha perso 2 volte, vinto e pareggiato 1. Il fischietto capitolino ha ammonito 11 biancazzurri e decretato un rigore contro nel pareggio interno 1-1 con il Vicenza il 12 febbraio del 2016. Adesso scendiamo di categoria in Serie C. Ventola invece sarà il prossimo che andremo ad ascoltare, perché domenica il Teramo andrà davanti al proprio pubblico a giocare il prossimo turno. Per il difensore biancorosso le prime uscite di campionato hanno comunque dato una maggiore consapevolezza alla squadra di Antonino Asta. Ma io penso che abbiamo fatto una grandissima partita a Vicenza, che la partita ce l'ha fatto perdere l'arbitro, perché a noi al primo tempo non ci hanno dato un rigore nettissimo. Invece a loro hanno dato un rigore molto dubbio e penso che l'arbitro si è fatto molto condizionare dallo stadio e dal pubblico. E abbiamo la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutte le squadre. E, vabbè, prima o poi il gol arriverà, dobbiamo essere un pochetto più cattivi da là davanti, ma tutti quanti, non solo gli attaccanti. E niente, abbiamo fatto una grandissima partita a Vicenza. Non abbiamo fatto bene anche il primo, ma comunque loro sono scesi pure un pochetto fisicamente e noi stavamo un pochetto meglio al secondo tempo rispetto a loro. E loro la partita la potevano vincere solo così, sul rigore, su un calcio piazzato. Dopo 2 mesi riusciamo a giocare davanti ai nostri tifosi e penso che domenica ci daranno sicuramente una spinta in più per i 3 punti. E noi dobbiamo fare bene sia in casa che fuori, senza darci limiti. E dobbiamo fare partita dopo partita sempre per i 3 punti. È tutto per la prima edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.